guerra nel nome di Dio. Sono passati secoli. Ma oggi, in questo momento, ci sono soldati su entrambi i fronti, musulmani e cristiani, che uccidono i loro nemici invocando il proprio Dio. È scandaloso! Sì, è impensabile, alla fine del XX secolo, rispondere alla guerra con la guerra. La Chiesa non ha sempre appoggiato la dottrina della guerra giusta. Non è questo uno di quei casi? Uno stato sovrano, il Kuwait, è stato invaso. Possibile che non capite che Saddam Hussein è un dittatore e che il popolo iracheno è la prima delle sue vittime? Perché ora deve pagare anche il prezzo della guerra? Per favore, vi prego. È ancora possibile oggi una guerra giusta? Anche se può temporaneamente risolvere una situazione ingiusta. La guerra porta sempre distruzione e sofferenze, come pure nuove, forse peggiori ingiustizie. E questo genera altro odio nell'animo della gente. Nessuno sembra rendersene conto, ma questa guerra rischia di essere l'inizio di un nuovo e ben più drammatico conflitto. Il nord contro il sud, i poveri contro i ricchi, l'occidente contro l'Islam. Bisogna fare ogni sforzo possibile per evitare un tragico scontro di civiltà. Per questo è necessario intensificare il dialogo tra le religioni, soprattutto con l'Islam. La sfida della pace trascende le differenze religiose. Dobbiamo rilanciare lo spirito di Assisi. Sì, Assisi. Quando per la prima volta nella storia i rappresentanti di tutte le religioni si ritrovarono insieme a pregare per la pace. E quel giorno ci fu una tregua in tutto il mondo. Non morì nessuno sui campi di battaglia in quel giorno. Lo so, abbiamo un grande sogno. Che le religioni, tutte le religioni, siano una guida, guidino i cuori alla pace sulla terra. Ebbene, questo è il nostro sogno. La Chiesa tedesca ha voluto farle dono di un pezzo del muro di Berlino. Questo muro racconta di lacrime e di speranze. La luce che doveva venire dall'est non è arrivata. Sentiamo ancora il peso dell'eredità comunista. Con la democrazia invece è arrivato il peggio dell'Occidente, il liberismo senza principi morali. Ma noi dobbiamo continuare a sperare. Santo Padre, la sua forza non smette mai di sorprendermi. Forse perché io sento di averne sempre meno. Che cosa cerca di dirmi? Se permette, preferirei parlarne un'altra volta. Va bene. Santo Padre, che succede? Non lo so. Ma... Inspiri. Espiri. Credo che occorrano ulteriori accertamenti. Di che genere? Esami di laboratorio. Dobbiamo fare delle analisi radiologiche in modo da toglierci ogni dubbio. È necessario. Sì, lo è. Le farò perdere il minor tempo possibile. Volevo chiederle se poteva lasciarmi libero dall'incarico. Non ho più la forza ormai. Sono vecchio. E stanco. Ci sono altri più giovani. Non è facile per me dirle queste cose. Lo so. Lo so che non è facile. Non la ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto. E per tutte le volte che ha avuto il coraggio di dirmi che non avevo ragione. Che cosa vuole fare? Tornare a leggere Goethe e dedicare il tempo che ormai mi resta da vivere ad assistere i minorenni in prigione. È una cosa che ho sempre fatto nei ritagli di tempo. Adesso sarà differente.
Non le rimprovero mai, non li critico mai. Cerco di essere il padre che non hanno avuto. Sono i ragazzi a riempirmi la vita col loro calore. Nel suo intestino c'è una massa sospetta. Grande come quella mela. Che cosa dobbiamo fare? Operare immediatamente. Perché tanta fretta? Santo padre, questa massa sospetta è un tumore. E glielo ripeto, è necessario operare. Con urgenza.